15 mesi di attesa per un intervento al naso e il paziente ancora non sa quando potrà essere operato. È la storia di un trentenne ecomasco alle prese con un problema al setto nasale. L'uomo, dopo essersi rivolto al Sant'Anna a settembre 2013, è stato indirizzato all'ospedale di Cantù, dove i medici gli hanno spiegato come fosse necessario procedere con un intervento chirurgico. Tempo d'attesa previsto 10 mesi. Un anno e 3 mesi dopo, però, nessuno ha fatto sapere nulla al ragazzo che, intanto, dopo aver vinto una borsa di studio, è in procinto di partire per gli Stati Uniti, dove rimarrà 3 anni. A denunciare la situazione è la madre del giovane. Non si tratta di un'operazione di carattere estetico, ma per un problema di salute, precisa la donna. Sono passati più di 10 mesi, ma ancora non ci hanno fatto sapere nulla, aggiunge la madre del trentenne. Mio figlio partirà a gennaio e starà via 3 anni negli Stati Uniti. A questo punto, conclude, non si potrà operare e non so come farà. Alla base del problema una carenza di anestesisti, come spiega Giuseppe Brazzoli, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, che invita il paziente a segnalare la situazione all'ufficio relazioni con il pubblico per cercare di trovare una soluzione. In poco tempo ci siamo trovati con 8 anestesisti in meno per trasferimenti e pensionamenti, dice Brazzoli. Stiamo procedendo con i concorsi, ma ci vuole tempo. Al Sant'Anna, continua il direttore sanitario, sta crescendo moltissimo la chirurgia oncologica ed emergenza e questo, aggiunge, allunga le liste d'attesa per gli altri settori. Stiamo dunque spostando le attività programmate in parte su Cantù. Da dicembre aggiungeremo una seduta operatoria, conclude Brazzoli, e contiamo di ridurre le liste.